puntata speciale di Ora X sul giornale telematico Tarquino Centese. Oggi ritorna con noi un ospite, il cantautore Gabriele Guizzardi. Ciao Laura e ciao a tutti. Ecco, siamo qui perché? Perché vogliamo parlare di un argomento che è di attualità, che riguarda l'indipendenza dei ragazzi. In Italia l'indipendenza inizia ad esserci circa dai 30 anni in su, quando proprio si inizia già ad avere l'autonomia. E con Gabriele, vedendo che lui è indipendente, vive da solo, mi è venuta una curiosità. Come fa a vivere da solo, vedendo che Gabriele è un ragazzo non vedente? Beh, ci si sviluppa. Quello sicuramente, no. Diciamo che l'età conta. No, si usano delle tecniche, si impara nel tempo a... Ma quando è che hai iniziato ad avere la tua indipendenza, a vivere in questa casa? Quanti anni avevi? 27. Ecco, che avevi 27. Già dopo finito le scuole a Firenze. Sì, bella, gli anni più belli della mia vita, posso dire. Ecco, e poi da lì hai iniziato a trovare lavoro, mi dicevi, esatto. All'Inps. Ho trovato, prima ho fatto vari lavori, trimestrali, perché prima ti mettono in prova in vari posti. Ho lavorato in un ospedale comune e poi dopo finalmente mi hanno preso e assunto definitivamente all'Inps. E dopo hai iniziato a volere la tua indipendenza, dunque da vivere da solo. Sì, ecco. Per riuscire almeno a gestirsi e avere la propria vita, avere la propria ragazza, insomma essere certo. Indipendenti dai genitori. Ma certo. La tua indipendenza da come nasce? Nel senso, quando sei indipendente uno dice vabbè, Gabriele è non vedente, ma come fa per esempio a cucinare oppure a vestirsi? Si fanno tante prove, ecco. Tantissime prove, perché ricordo ancora i primi spaghetti che ho cucinato, diciamo, è stato un fallimento, erano tutti attaccati. Poi piano piano inizi a prendere le misure e dopo ti piace anche, ti diverte anche, perché deve essere sempre un divertimento secondo me. Poi per i colori, c'è un apparecchio che... No, perché se no sembreresti carioca. Ecco, allora carioca, ovviamente con tanti colori, però io dico, ma come fa? Perché non si va, però è curioso questa c'è cosa. C'è un rilevatore. Ecco che è questo, che facciamo vedere. Faglielo vedere pure. Questo, che si può trovare, ci sono dei siti apposta, vero? Siti per non vedenti. Che sono su Google, che si possono trovare. E che ha varie funzioni, perché posso rilevare il colore, tipo quello che ho addosso. Grigio e nero. Esatto. Oppure però può essere usato anche per la luce. A volte può capitare di involontariamente accendere una luce in casa, anche se non mi serve molto a me personalmente. Però quando vengono delle persone, anche tuoi amici, che vedono possono anche scordarsi la luce. La luce accesa. Ecco, e dunque... Mentre invece questo è... questo vado verso la luce. Sì. E appunto mi segnala che c'è una luce in una direzione. E dunque bisogna spegnere il pulsante. Ecco, dunque sono dei piccoli accorgimenti che aiutano a Gabriele a vivere insomma la sua vita, anche perché da quello che so, oltre a questo, Gabriele ama la parrucchiera, dall'estetica, sì. Da solo. Sì, dopo ci si arrangia e si impara ad andare in giro per strada. Si va a lavorare. E come fai? Per esempio, andare alla parrucchiera oppure dall'estetica, hai dei punti di riferimento? Si usano sempre anche in quel caso delle tecniche che si fanno anche dei corsi apposta in verità, ma io li ho imparati da solo. Me lo ricordo ancora perché la prima volta ero in istituto e tutti andavano sempre in giro, tutti insieme, perché avevano tutti un po' paura di perdersi o di sbagliarsi o di farsi male. E io invece quel giorno me lo ricordo che mi misi la giacca di pelle e dissi proprio così: è ora di imparare a guizzarti. E così feci. Mi persi
non so nemmeno io quante volte per strada, ma in un modo o nell'altro trovavo qualcuno caritatevole che mi riaccompagnava in istituto. Certo. E piano piano ho imparato questa nuova tecnica e adesso so andare in giro da solo. Insomma. Anche perché andando in giro da solo hai il tuo bastone. Un bastone bianco, ecco. Chiaramente per non vedenti. Che ovviamente è un bastone particolare perché io l'ho sentito anche, insomma, si sentono delle specie delle vibrazioni in base al cambiamento del suolo. Cambiamento del, sì, di dove sei, da, se ci sono dei buchi, se ci sono delle, sì, delle differenze, insomma. Come anche stare in una stanza, si sente una persona normale, diciamo, una persona vedente, certo. Non se ne accorgerebbe, ma io che non vedo, chiaramente devo accorgermi di questi piccoli dettagli, tipo la finestra aperta, ma non solo perché fuori c'è un rumore, ma perché si sente che l'aria, il rumore della mia voce è diversa. Certo. Rispetto a... Rimbomba, senti che ci sono degli ostacoli. Infatti. Ovviamente capisci se c'è una traiettoria intorno a te aperta, esatto. Chiusa. Bene, però oltre a questo, ovviamente c'è anche un'altra passione di Gabriele, che adesso cambiamo scenario e vediamo che cos'è. Adesso siamo qua con Gabriele che ci spiega come lui ovviamente scrive. Usa ovviamente il Braille. Uso il Braille, ecco. Sì, esatto. Allora, sì, si potrebbe fare tutto anche tramite computer, come di questi tempi è più, sarebbe più moderno, più esatto, più preciso. Ma quando scrivo le canzoni mi piace sentire la carta tra le mani, sentirlo tra le mie dita. Oltretutto facendolo in Braille e di conseguenza una lettura per non vedenti scritta da e inventata da Braille. Appunto. Le facciamo vedere, ecco, la voltiamo un attimo perché pesa da matti. Pesa da matti, ecco. Sì, è una macchina da scrivere. Vedete, questi sono dei tasti che ci sono, ecco, dove tu scrivi, sì. Vero Gabriele? I sei pulsanti che si usano per scrivere. 5, 6. E quelli di lato tondi cosa sono questi qua? Per andare a capo o per tornare indietro. Sembra la macchina della signora Fletcher, la scrittrice, sì, che esatto. Ovviamente insomma, scriveva le cose insomma, fondamentali per i suoi libri. Poi tu due, mega, questa è la macchina, poi abbiamo il foglio, adesso facciamo vedere il foglio, che adesso ho già inserito. Sì. Ecco, aspetta che lo prendo da far vedere. Esatto. Prendo il primo. Ah, va bene, ok. Così, e già lì ho iniziato, sì, a scrivere un testo. Ecco, e ci sono proprio dei pallini. Sono dei pallini proprio che servono a Gabriele per ovviamente... Per leggere con le dita, certo, ciò che scrivo. E questi pallini si possono anche trovare, che me ne sono accorta, anche nei farmaci. Quando noi prendiamo i farmaci, adesso vi faccio, sì, vedere il farmaco, però... Per capire, per i ragazzi non vedenti, ci sono proprio questi pallini, questo codice Braille da poter capire qual è il farmaco che usa, perché ovviamente se no si sa mai le conseguenze che potrebbero insomma capitare, dopo ci sono in tanti prodotti, però ovviamente noi non ci facciamo caso, ma che in realtà ci sono. Ecco, allora tu Gabriele prendi il tuo foglio, adesso questo è della canzone, sì, la mettiamo da una parte, sì, che non ci sa mai. Ho già finito sto testo, ti prego, ecco adesso però ad esempio vi faccio un semplicissimo, messo la maiuscola, sì, un semplicissimo ciao maiuscola, la, punto. Ma ti faccio una domanda, dove sei andato a studiare il codice Braille? Cioè qua in zona oppure tu sei andato... Sono andato da una maestra, da una scuola, in una scuola. Ah, e dov'era? Allora, un'insegnante che era... me l'ha fatta conoscere la mia amica Deborah, che anche lei non vedente. Sì. Che però lei secondo me ne sapeva poco di Braille. E dopo ho imparato a studiarmelo da solo. Ah, dunque ho iniziato
avere le basi, quindi fare il semplicissimo, come se quando si è piccoli, fai tutte le A, fai tutte certo, le B, eccetera. Esatto, come l'alfabeto. È uguale, lo si fa col braille. Certo. E poi dopo anche in istituto a Firenze, in effetti, c'era la possibilità di imparare il braille, ma ormai fortunatamente già lo sapevo fare, quindi... Avevi già una buona impronta. Sì, esatto. Ecco, così tu puoi scrivere, insomma, le tue canzoni che sono le tue passioni. Infatti, anche perché, anche se lavoro all'INPS, in ogni modo, bisogna avere qualche alternativa. Poi le passioni servono, tutti noi abbiamo delle passioni, chi per lo sport, chi la musica, chi il teatro, tu hai la tua passione che ti porta, insomma, a vivere la tua musica. Sì, mi alleno anche in palestra, però la cosa principale è stata sempre il canto. E chi anni sono? Anni di studio anche quello. Chi è stata la tua insegnante? Luisa Lodi, certo. Ecco. La Luisa Lodi, che era un'ex cantante, la seconda voce di Mina, e sono stato 13 anni dalla Luisa per imparare a cantare. E poi dalla Luisa hai detto che hai conosciuto Tagliata, Massimo Tagliata. Esatto, Massimo Tagliata. Conoscere. Sì, Massimo Tagliata è un arrangiatore, musicista, abbastanza noto, abbastanza famoso, perché ha fatto anche dei concerti insieme ad Antonacci, poi ha lavorato con Celentano, insomma ha lavorato con molti artisti. A parte che viene anche nelle nostre zone, viene a Cento, viene a Pieve, a teatro, viene nei spettacoli, insomma, dunque è molto noto perché è una persona anche che utilizza come artista molti strumenti, non solo il pianoforte, ma jazz, dunque diversi anche tipi di generi che lui utilizza. Anche lui non vedente, per un caso, ma... Anche lui è non vedente, anche lui vive la sua vita privata, nella sua villetta, che come noi conosciamo bene Tagliata ha la sua colonia felina, perché esatto, sono amanti di tanti gatti, e da qui tu dunque hai avuto questa collaborazione con Massimo Tagliata e hai iniziato la tua avventura con la musica. Esatto, e lui dimostra infatti che ci si può sempre riuscire, con un po' di applicazione, con un po' di impegno, ma ci si riesce sempre. Certo, è stato un grande insegnamento Max Tagliata, perché se non fosse stato per lui non avrei conosciuto la Luisa Lodi, anche perché io facevo sempre gli stessi errori, facevo sempre le stesse banali errori. E lui mi ha detto un giorno, guarda, smettila di venire perché prima devi imparare a suonare. E come dice detto, impara l'arte e mettila da parte. Esatto. Dunque da lì hai imparato dagli errori, Luisa ti ha aiutato a correggere. E dopo... E adesso sono abbastanza soddisfatto perché ho molte visualizzazioni e sembra che la musica che faccio piace, quindi... Ecco, con anche la tua collaborazione. Sì, su Facebook, ecco, su Facebook, su Instagram, così spieghiamo bene. Sì. Mi si può trovare anche su Spotify e trovatemi e vedrete che vi piacerà anche a voi. Bene, dunque da questa avventura, dall'indipendenza di Gabriele alla musica, noi vi lasciamo alla prossima puntata. Io saluto Gabriele di essere Grazie Laura me. Per essere venuta. Anche perché questo messaggio serve di indipendenza per tutti, poi ovviamente ci sono anche casi molto più difficili di disabilità dove c'è bisogno di sostegno e di aiuto, ma questo serve proprio a dare speranza a tutte le persone di poter avere una propria indipendenza con l'aiuto anche di professionisti, se c'è la possibilità di aiuti anche, perché insomma serve. Questa è la nostra speranza di poter dare luce con la testimonianza e andare avanti, come dico sempre io, con il cuore. Ciao a tutti. Ciao e a presto. Thank you.